Un cordiale ben tornati o benvenuti o ben ritrovati a questa nuova puntata che dovrebbe essere la settima del ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo. No, è l'ottava, la settima è stata la settimana scorsa. Già, primo errore all'inizio di puntata. Do il benvenuto a chi sta seguendo la diretta. Mi permetto di ricordare moderazione nei commenti, non fare domande dirette perché non posso rispondere in questa sede, dato che devo stare concentrato, ecco, sul contenuto di questa catechesi, che poi andrà come tutte anche online, e il cui argomento è molto delicato, molto importante. La volta scorsa, facciamo un attimo come sempre un piccolo riassunto, abbiamo visto, diciamo, le tecniche di combattimento del nemico, cioè come il diavolo ci tenta e quali sono le molle attraverso cui, o carpendo la nostra libera volontà o ingannandoci, ci porta dalle sue parti. Ovvero nel mondo del male. Ricordo che siamo ancora nella fase, diciamo così, esplorativa, diagnostica di quello che accade in noi. Sul presupposto, che stiamo percorrendo un itinerario di guarigione, di liberazione, di conversione. Si chiama questo ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo, cioè da una vita brutta, vuota, balorda, infelice, maledetta, non lo so come chiamarlo, ad una vita bellissima, meravigliosa. Vita di cielo vuol dire che si può addirittura, come dire, aspirare a trasformare la nostra vita in un'anticamera del paradiso. Ora, come ben sappiamo, nel cielo il male non c'entra e tutto quello che noi vediamo, che chiamiamo male, dobbiamo imparare a riconoscerlo, a discernerlo e anche andarlo a stanare, sia quando ci è venuto da fuori, questo l'abbiamo visto nelle primissime puntate, sia soprattutto quello che si trova dentro di noi, o in qualche modo ci entra dentro e poi, come dire, cova e fuoriesce in quello che è il male morale, cioè il peccato, che è la causa principale di tutta la nostra infelicità. Ora, lo step seguente, questo è il passaggio adesso di questa, adesso questa sera si aprono una serie, non lo so quanti incontri ci vorranno, due, tre, quattro, non lo so, ma dopo le tecniche di combattimento del demonio, dobbiamo andare a vedere cosa il diavolo concretamente, come dire, fa e ci suggerisce, non solo lui direttamente, ma anche servendosi dei suoi alleati. La tradizione ascetica cattolica ha individuato, evidentemente sulla scorta della Sacra Scrittura, tre nemici dell'anima, che sono la carne, il mondo e il diavolo. Poi c'è anche, come dire, la nostra umanità in senso ampio, afferma anche qualcuno, quindi il cosiddetto buon senso umano negativamente inteso. Ora, noi dobbiamo imparare a discernere ciò che viene da Dio, ciò che viene dal diavolo, ciò che viene dal mondo, ciò che viene dalla carne e ciò che viene dal nostro io. Assolutamente. Perché tutto il nostro operare parte da impulsi, da emozioni o da desideri o da sentimenti che sono alimentati da mozioni, cioè da cose che ci attirano o da pensieri che ci pullulano per la testa. D'accordo? Noi generalmente non facciamo nessun tipo di operazione discretiva, quindi di discernimento, perché sono tante cose che mi stanno dentro la testa, le prendo, le faccio, punto e basta. Ma così non si va da nessuna parte. Noi dobbiamo imparare a fare questo discernimento. Questo è fondamentale, importantissimo. Noi dobbiamo sapere che dietro le azioni c'è sempre un pensiero. E le persone sciocche che pensano, per esempio, che la filosofia non serve a niente. Io quando andavo a scuola,
Dicevo sempre che la matematica secondo me non serviva quasi a niente, perché a me non piaceva, d'accordo? E adesso mi ritrovo davanti a computer e cose di questo genere, cioè che sappiamo, no? Dietro il computer, dietro tutto quanto il sistema dell'informatica, c'è la matematica allo stato puro, insomma, quindi come non serve a niente, tutti i telefonini che ci abbiamo. Quindi perché? Perché apparentemente poi siccome è una cosa che ti piace tanto, ti sembra inutile. La filosofia muove il mondo, figlioli miei cari, cioè quello che noi stiamo vivendo oggi, nella cosiddetta epoca postmoderna, ha le sue radici, come dire, di pensiero molto, molto lontane, d'accordo? Prima ancora che da Immanuel Kant e dall'illuminismo tedesco, nell'illuminismo francese, come dire, sfociato nella rivoluzione, in Voltaire, in Rousseau. E prima ancora nella grande rivoluzione del pensiero operata sempre da un altro francese che è stato René Descartes, che ha completamente invertito l'ordine della filosofia. Tu dici, questi discorsi teorici, ma tu pensa alla salute, la filosofia. Cioè, Marx, Hegel, cioè che sono i grandi pensatori che poi hanno dato vita ai regimi totalitari del secolo scorso, dipendono, sia pur diversamente, da tutto questo filone, diciamo così, filosofico, e anche coloro che poi sono andati all'opposto di Marx e Hegel, tipo Nietzsche, il cui pensiero, volente o nolente, è oggi assolutamente dominante, d'accordo? Il nichilismo, d'accordo? Perché Nietzsche non è soltanto la volontà di potenza, quindi il superuomo, e quindi, come dire, la radice malata dei nazionalsocialismi. Nietzsche è anche il teorico del nichilismo, cioè nel mondo non esiste nient'altro che io, quello che voglio e quello che penso e che lo devo soddisfare sempre e dovunque e comunque se voglio essere veramente uomo. Sto semplificando in maniera proprio sciocca. A suo tempo in terzo liceo io ci feci una tesina, insomma, su Friedrich Nietzsche, ricevetti i complimenti della professoressa di filosofia, non dico questa cosa per dire, no? Cioè, credo di sapere quello che sto dicendo. Allora, perché sto facendo questa divagazione? Perché dietro quello che noi vediamo, dietro quello che noi viviamo, c'è qualcuno che ha pensato e quel modo di pensare è stato assimilato dalla massa, volente o nolente. Quando è che avvengono i grandi cambiamenti culturali? È quando qualcuno, come dire, fa un'analisi e propone altro rispetto e quell'altro che propone fa breccia, ha successo. E quindi avvengono i mutamenti culturali. Ora, una cosa analoga avviene in noi, cioè che tu lo sappia o che tu non lo sappia, dentro di te ci sono una serie di idee cardine, di movimenti fondamentali, di aspirazioni che muovono il tuo agire, d'accordo? E se vuoi fare un percorso, tu devi imparare a capire che cosa accade dentro di te. E dove ti porta questa cosa e quest'altra cosa? E come faccio a raccapezzarmi se un pensiero, quello che mi viene per la testa, viene da Dio oppure no? E facciamo subito un esempio di stretta attualità. Per chi non lo sapesse, insomma, io, oltre a tutte quante le altre cose dei social networks, ho anche un account, su Twitter. Non lo seguo moltissimo, tra l'altro non ho molto tempo però su Twitter si può fare qualcosa di utile perché si danno se uno lo usa certamente a fini apostolici, quindi non per fare le discussioni sul governo, sul vaccino, su questo, su quell'altro, sul Covid, su tutte le cose che ci stanno in giro. Twitter è generalmente, insomma, una congerie di un sacco di discussioni, no? Io non ho mai amato questa cosa qui, però vedo anche, insomma, per esempio l'account Pontifex del Sommo Pontefice. Lui usa Twitter per lanciare un messaggio a tutti quanti, un piccolo messaggio di riflessione. Beato lui lo fa tutti i giorni, non so se qualcuno l'aiuta, tutti i giorni non ce la faccio, ma ogni tanto ne metto qualcuno. Tanto per capire il tasso, no? Qualche giorno fa, una ventina di giorni fa, ho messo una frase. Molti mi hanno, come dire, ringraziato, ricevuto un sacco di mail per la puntata della settimana scorsa sulle regole del discernimento degli spiriti di Sant'Ignazio, cioè nel particolare aspetto dell'attività del diavolo.
Subito dopo quella sezione ci sono una serie di regole che si chiamano regole per sentire con la Chiesa. Quello bisognerebbe farci un ciclo di catechesi, sono attualissime. Allora, posto un tweet che dice, è una citazione di Sant'Ignazio di Loyola, però questo per farvi capire, perché dici questo? Lo capiamo subito. Il tweet dice questo, è la regola 13 del sentire con la Chiesa di Sant'Ignazio. Per essere certi in tutto, dobbiamo sempre tenere questo criterio. Quello che io vedo bianco, lo credo nero, se lo stabilisce la Chiesa gerarchica. Poiché la nostra madre Chiesa è guidata e governata dallo stesso Spirito e Signore nostro che diede i 10 comandamenti. Sapete quanti like ci sono? 30. Il record di like che ha qualcuno dei miei tweet è giunto a 500, 600, ma la media è generalmente sempre molto più elevata di 30. Siamo sempre intorno a un centinaio di like. Domanda, come mai soltanto 30 like a questo tweet, la cui fonte è indiscutibile, Sant'Ignazio di Loyola, la sapienza che ha, come mai soltanto 30 tweet? Perché la stragrande maggioranza delle persone non riconosce questo criterio di discernimento come valido. Perché oggi sulla Chiesa, la gerarchia e i papi di qualunque colore siano, ognuno si sente in diritto di poter dire tutto il contrario di tutto. Va bene questa cosa? È mossa dallo Spirito Santo questa cosa? Si può dire tutto il contrario di tutto, sparare a zero, a destra e a manca contro la gerarchia della Chiesa? Tu dici, ah, ma tu sei prete, tu sei parte in causa. Dico, no. Dico, domanda, si può fare? Risposte, dipende. Se ci sono delle buone motivazioni, certo che si può fare. Se ci sta questo, si può fare. Se c'è questo problema, si può fare. Se viene detta questa cosa, si può fare. Siamo sicuri? Chi ti aiuta a fare discernimento? Perché ricordiamo sempre una cosa, non dimentichiamo mai una cosa. Se ogni cosa che noi facciamo ha due qualificazioni possibili, o è bene o è male. Se è bene, produce bene a me e intorno a me. Se è male, produce male in me e intorno a me. Se io mi sbaglio, abbiamo visto la volta scorsa, cioè se io credo che una cosa cattiva sia buona e quindi la faccio con questa convinzione, quella cosa non diventa buona. Io posso essere scusato da colpa se la mia ignoranza è incolpevole, ma sempre male produco in me e intorno a me. E se io non faccio una cosa che è buona perché penso che sia cattiva, io mi privo a me e intorno a me di tanto bene. Ecco perché il discernimento degli spiriti è un discorso importantissimo, fondamentale. Perché proprio per il fatto che noi ci possiamo sbagliare, guai a chi pensa di non sbagliarsi, bisogna fare attenzione. Io ho imparato, cioè, quasi 17 anni di sacerdozio, 50 volte, quasi 50 anni, stiamo all'anno dei quasi, il 2021, ma se c'è una cosa che ho imparato per me e che consiglio a tutti è di stare sempre molto calmi, di non mettersi in testa delle idee, come dire, assolute, apodittiche, che manco se viene Gesù Cristo in persona sono disposto a mettere in discussione, perché io sono convintissimo che Gesù Cristo in persona le sottoscrive 500 volte. Io quando vedo in giro questa roba qui, subito mi metto sull'allerta. Perché se noi stiamo nella verità, saremo sempre confermati nella verità. Perché nostro Signore, e lo vedremo, a chi cerca la verità la fa trovare e lo conferma in esso una volta che l'ha trovata. Però se tu pensi che già l'hai trovata e che sei sicuro di avercela e che guai a chi te la mette in discussione, se ti fossi sbagliato diventa complicato.
Io lessi tanti anni fa, scusate questa lunga premessa, però adesso ci attendo un cammino abbastanza bello e approfondito, quindi deve essere ben compresa questa sezione di questo ciclo di catechesi. Lessi tanti anni fa che un certo Martin Lutero, tutti sappiamo chi sia, durante tutto il pandemonio che ha fatto a suo tempo, a proposito di questa regola del sentire con la Chiesa, no? Che se la gerarchia dice che una cosa è nera, io la vedo bianca, quella cosa è nera, non è bianca. Ah, ma tu sei un babbeo, tu qua sei una persona debole, non c'hai intelligenza, comunque che ti metti, che rinunci a ragionare? Allora, Lutero, non mi ricordo se è un biografo o lui, però mi ricordo questa informazione, andando a fare una ricerca sicuramente la troverete confermata, in più di qualche circostanza durante la sua vita, perché il Signore è buono con tutti, ebbe dei ripensamenti, dice, ma siamo sicuri che tutto sto marasma che sto combinando, sto finimondo che sta succedendo, ho spaccato in due la Chiesa Cattolica, sta succedendo l'inferno. Ma siamo sicuri che tutto questo Dio lo voglia? Sì, la Chiesa di Roma è corrotta, diceva lui, il Papa è il diavolo incarnato, ma diceva sempre lui, non lo dico io, attenzione, dico, ma se può fare questa cosa qua? Aveva dei momenti, dopodiché, sì, si deve fare, avanti, avanti, qui dobbiamo fare, dobbiamo, è ora di finirla, dobbiamo fare un pochino di cose, dobbiamo mettere a posto un po' di cose. È andato avanti fino alla fine. Nonostante i momenti in cui c'erano dei fermate un attimo, pensa, ecco l'importanza di quando ci arrivano quelle cose, perché il Signore poi ci aiuta, d'accordo? Te la dà una mano, d'accordo? Perché i nostri nemici sono agguerriti. La volta scorsa abbiamo visto, cioè, tutta la gente, vi faccio un altro esempio e poi chiudo, di popolarità dei like. Adesso cominceremo in questi giorni, in queste prossime conversazioni, come la volta scorsa, a vedere la più pericolosa azione del diavolo. E quella più nefasta, d'accordo? Più nefasta, perché quella ci porta dritti dritti all'inferno, se non stiamo attenti. E a fare della nostra vita, della nostra, di chi ci sta intorno, un'ecatombe. Ma se capite mica ecatombe, ecatombe, d'accordo? Il cimitero. Vediamo quando queste catechesi andranno in giro. Vi dico subito, se metto in giro una catechesi, l'ho già successo in passato, sull'azione straordinaria del diavolo, quindi esorcismo e preghiera di liberazione, possessione e ossessione diabolica, io la metto stasera, tra una settimana ci sono già 10.000 visualizzazioni, che rispetto alla media delle cose che metto in giro io è un'impennata da paura. Se metto discernimento degli spiriti, lo spirito del mondo e lo spirito del diavolo, io sono sicuro che con una settimana non fa 10.000 visualizzazioni. Perché? D'accordo? Perché noi esseri umani siamo sempre attratti dalle cose strane, dalle cose che qua in qualche modo ti attirano, ti intrigano. Cioè, io so, lavorando anche sui social network, ogni tanto parliamo anche con qualche confratello che ha un po' meno di esperienza, dico, sta attento quando metti in giro una cosa, cerca di dargli un buon titolo, una buona descrizione, perché l'impatto con le folle è questo, è una cosa che scoccia pure, d'accordo? Però se tu metti un patrimonio apostolico a disposizione, cerca di fare in modo che non passi del tutto inosservato, se no fatica sprecata. Bisogna fare questa operazione, ma per quanto tu la possa fare bene, bisogna vedere se il contenuto di quello che presenti in sé è accattivante oppure no. Allora, se tu metti esorcismo, preghiera di liberazione, fiunchete, tunk! Se tu metti lo spirito del diavolo, dice, come si insinua nei nostri pensieri, non ce l'hai quel bot. Eppure, per la nostra vita, esorcismo e preghiera di liberazione forse è una cosa che non ti riguarderà mai, d'accordo? Perché non è che sono tutti indemoniati, anche se il problema è, cioè, probabilmente ci scapperà anche in questo ciclo di catechesi, una o due puntate, dove si parla anche dell'azione straordinaria del diavolo. Io non vorrei troppo, capito? Perché dopo succede che
10.000 visualizzazioni e il resto, come dire, viene che è più importante. Cioè, per te è importante non capire l'esorcismo, d'accordo? Perché se non sei posseduto, a te non te ne importa niente, ma gli argomenti di cui parleremo in questi, che si interessano a tutti i membri della razza umana, nessuno escluso, dall'ultimo dei non battezzati, che poverino non conosce, forse non conoscerà mai l'amore di Gesù, al Papa, che è il primo della Chiesa Cattolica. A tutti interessano questi argomenti. E tutti devono avere una minima cognizione di queste cose, se vogliono camminare decentemente. Detto questo, userò un testo che poi alla fine, siccome ho fatto una sintesi in PDF, una sintesi molto molto complicata perché il testo è del 1800, ecco, ed è scritto anche in italiano un pochino arcaico, ma è una miniera d'oro. Scritto da Giovanni Battista Scaramelli, che è un noto e che si chiama proprio Il discernimento degli spiriti. È una miniera d'oro, di sapienza. Siccome quando lo lessi ci ho messo un po' di tempo, capii l'importanza che aveva, ne ho fatto una sintesi che seguirò nel presentare il contenuto di questo testo. Si dovrebbe trovare in giro online, delle versioni, insomma, credo fotografate, abbastanza arcaiche, insomma. Comunque qualcosa in giro c'è. Comunque al termine di queste conversazioni metterò un link nell'ultimo podcast e video quando ci sarà, con l'accesso diretto lo caricherò sul mio sito web con un tasto di download. Chi vuole potrà poi ripassare, diciamo, oppure avere queste informazioni in maniera un po' più duttile e schematica dentro un PDF, credo che siano 10-12 pagine, insomma, che un po' di più, 15, dove ci sono anche degli argomenti che però non tratterò perché vanno un pochino oltre il nostro obiettivo. Detto questo, introduciamo. Allora, abbiamo capito di cosa stiamo parlando. Allora, è importante acquistare discernimento, cosiddetto discernimento degli spiriti, cioè ciò che pensiamo, da dove viene, ciò che ci muove ad agire, da dove viene e dove ci porta. Allora, abbiamo già detto che gli spiriti sono lo spirito divino, lo spirito santo. Sapete che noi abbiamo le ispirazioni, l'angelo custode che ci sussurra dentro la nostra testa. Non è che quando parla a Dio c'è la voce soave, eterea, che dicono che le voci del cielo siano meravigliose, beata chi l'ha sentita, io non l'ho sentita mai. Quindi, no, cioè, dentro la nostra testa c'è sempre il suono, diciamo così, il suono mentale della nostra voce. Ma chi parla? Non siamo sempre noi. A volte parla lo Spirito Santo, a volte parla il diavolo. Parla il diavolo, non è che fa le possessioni, suggerisce, tenta, sussurra. A volte parla la carne, con le sue concupiscenze, a volte parla il mondo con i suoi idoli e a volte parla lo spirito umano. Lo spirito umano vuol dire lo spirito della nostra natura, parli tu. Ma assecondando le inclinazioni di una natura che non è perfetta più come quando uscì dalle mani di Dio. Questo, se siamo cattolici, penso che non ci sia argomento di discussione su su questo punto, no? Allora, in linea generalissima, primo flash, lo Spirito Santo è una mozione interna. Che significa una mozione interna? Un movimento interiore, un pensiero, un'inclinazione, una suggestione, un suggerimento, chiamala come ti pare, insomma, no? E che cosa fa? Uno, ci inclina al vero, la verità. Due, ci rimuove dalla menzogna, dal falso. Tre, ci spinge al bene e quattro, ci ritrae dal male. Quindi, il vero e il bene sono le caratteristiche dello Spirito Santo. E il diavolo? Il diavolo fa il contrario di Dio, no? Quindi ci inclina al falso, ci allontana dal vero, ci spinge al male e ci ritrae dal bene. Ora, la carne cosa fa? La carne come si esplica? Come opera? Attraverso i cinque sensi. Quindi quando ci sono degli allettamenti sensibili, vedere, toccare,
gustare, udire, odorare, in azione c'è lo spirito della carne, chiamiamolo così. E il mondo? Il mondo, che cos'è il mondo? Lo vediamo tutti i giorni. Il mondo sono palcoscenici, successi, onori, presidenti delle repubbliche, presidenti degli Stati Uniti, grandi atleti, grandi cantanti, grandi musicisti, grandi calciatori, grandi sportivi, grandi ricconi, grandi proprietari terrieri, grandi tutti i mega miliardari, adesso i vari grandi nomi che non li voglio fare, li conosciamo tutti quanti, i proprietari dei grandi mezzi di Google, di Facebook, di tutte queste cose che adesso, di Twitter, tutte queste cose qui che adesso sono, capito? I patrimoni, quindi ambizione, onori, gloria, dignità, beni materiali, ricchezze, sono tutte quante cose di mondo. E infine lo spirito umano. Lo spirito umano è l'egoismo, se vogliamo proprio dirlo, cioè ciò che è vantaggioso per me, ciò che mi fa comodo, ciò che mi è utile. Allora, questo mondo si muove intorno a noi. Vabbè? Ecco. E questo mondo, poi parleremo più avanti, come dire, intercetta la mia persona, cioè la mia anima, che ha un temperamento, lo vedremo a suo tempo, che funziona attraverso delle facoltà che sono l'intelletto, la memoria e la volontà, che ha dei sentimenti, che ha delle passioni. Se Dio vuole, vedremo anche quello, d'accordo? Quindi, quali sono le cosiddette passioni naturali, quindi quei moti primordiali, alcuni li conosciamo tutti quanti, no? Che di per se stessi, dice San Tommaso, non sono né buoni né cattivi, dipende l'oggetto su cui vertono, per esempio la paura, per esempio l'audacia, per esempio l'amore. L'amore è un sentimento, non è solo un sentimento, ma nasce come sentimento, l'avversione, la ripugnanza, l'odio. Sono cose che noi sentiamo, tutti ne fanno esperienza, quindi sono dentro di noi. Ok? Quindi noi dobbiamo distinguere. Numero uno, questo panorama di cose che ci girano intorno, poi dovremo andare a vedere chi sono io, come dire, in sé, come sono fatto, il temperamento, come funziona la mia anima, chi l'ha fatta la mia anima, ecco, e gli aiuti per definire bene queste cose qui, e poi il complesso relazionale. Dopodiché abbiamo finito. Dopodiché passiamo, dopo che abbiamo fatto tutto questo grande screening su noi stessi, passiamo, dice, bene, a questo punto buon lavoro, cerca di definire un pochettino la tua situazione anche alla luce di quello che abbiamo visto. Abbiamo poi tutte quante le carte per intraprendere il nostro itinerario, che ovviamente sarà un itinerario da condurre in braccio al nostro Salvatore, che è Gesù. E vedremo che Gesù c'è da salvarci in tutto e per tutto, d'accordo? Ecco. Volevo anche far presente una cosa prima di cominciare in questo viaggio. Stiamo parlando del diavolo, d'accordo? Dell'esempio che ho fatto prima. Il diavolo non è tanto diavolo quando fa le cose. E il più grande ambito di potere del diavolo, sapete qual è? È la nostra psiche, non il corpo. La nostra psiche, anche qui dire psiche è un altro termine tecnico e anche questo dovremmo vederlo, molto particolare, perché nella antropologia paolina, chi conosce la scrittura lo sa, no? Si dice tutto quello che è vostro spirito, anima e corpo. In greco è pneuma, psyche, pneuma, psyche e soma, quindi vedete, psyche, psiche, da qui psiche. Psiche non è da intendere, non è da confondere con ragione, con intelletto. La nostra psicologia è quel complesso, diciamo così, di emozioni, di passioni, di sentimenti, variamente, come dire, incatenati tra di loro, variamente condizionati dal nostro vissuto, dalle nostre ferite, che determinano delicatamente il nostro agire. Lì
avvengono le intromissioni del diavolo, lì avvengono le menzogne, certamente utilizzando anche l'ausilio delle nostre facoltà spirituali. Quindi questo è fondamentale, questo qui. Allora, secondo step, lo Spirito Santo ordinariamente agisce in noi attraverso quelle che si chiamano le ispirazioni, un po' di terminologia. Cosa sono le ispirazioni? Sono delle luci, sono delle buone idee. E che cosa fanno queste buone idee? Ti comunicano una verità o ti persuadono che una cosa è vera? Ti fanno venire l'orrore del male? Ti provocano la fuga dal peccato, il desiderio delle virtù, l'orrore verso la menzogna? Tecnicamente, in teologia, queste cose si chiamano grazie attuali. Cioè, è un atto, è un momento in cui il Signore ti sta dando una cosa bella e tu la devi cogliere. Senza queste cose, insegna la teologia cattolica, a causa della nostra condizione decaduta, non ci sarebbe nessuna possibilità di progresso, perché da noi stessi noi non siamo capaci di conoscere il vero e distinguerlo dal falso, né il bene e distinguerlo dal male, né tantomeno di abbracciare il vero e di abbracciare il bene. C'è questa condizione di strutturale debolezza. Questa è una verità di fede, d'accordo? Uno ci può credere o non credere, però così è. Invece lo spirito diabolico opera in noi non attraverso quella che si chiama l'ispirazione, questo l'abbiamo già visto nella puntata precedente, ma attraverso la tentazione. Cos'è la tentazione? È l'ispirazione del diavolo. Cioè, ti rappresenta nella mente oggetti falsi, ti fa immaginare cose illecite, ti eccita o ti stimola le passioni peccaminose o gli affetti perversi per portarti a compiere il male. Quando il diavolo, dicono i maestri di spirito, interviene lui direttamente soltanto con quelli che sono più bravi, con quelli un pochino più scarsi, ordinariamente agisce attraverso i suoi alleati subordinati, che sono lo spirito del mondo e lo spirito della carne. Allora, quando noi abbiamo rappresentazioni, immaginazioni o eccitazioni riguardanti la carne e il mondo, cosa succede noi quando pensiamo a qualcosa del genere? Ah, rimaniamo ammaliati. Dolcezza e lusinga nell'istante presente, quando poi, dopo che sono stati accolti e messi in pratica, lasciano una grande tristezza e un senso di infelicità. Attenzione, quando è il diavolo in persona a intervenire, lo si riconosce sempre, perché il suo segno distintivo è il turbamento che lascia nell'anima. Effetti: i pensieri sono torbidi, gli affetti sono inquieti, si sentono dentro di sé agitazioni penose, diffidenze, scoraggiamenti, invidie, odi, rancori, noie, malinconie. Tutti segni, attenzione, segni di azione diretta del diavolo dentro la nostra psiche. Queste sono le cose importanti da sapere. Ripeto, pensieri torbidi, affetti inquieti, agitazioni penose, diffidenze, scoraggiamenti, invidie, odi, rancori, noie e malinconie. Uno che sta annoiato? Noi pensiamo che quelli che sono ispirati dallo Spirito Santo s'annoiano. No. Rancore viene da Dio? No. L'odio viene da Dio, Dio è amore? No. La malinconia viene da Dio? Mai.
San Filippo Neri dice: ascolti, in malinconia lontano da casa mia. Lo scoraggiamento viene da Dio, mai. La fortezza o il coraggio è uno dei doni dello Spirito Santo. Le diffidenze vengono da Dio, ma da Dio viene la fede che sposta le montagne, non la diffidenza. Le agitazioni vengono da Dio. Dio è oceano pacifico, è calma assoluta, è pace assoluta. Gli affetti inquieti, no, da Dio vengono gli affetti santi, quelli belli, quelli che tendono al bene del prossimo. Pensieri torbidi, ma assolutamente no. Da Dio vengono pensieri limpidi, pensieri puri, pensieri belli, pensieri edificanti, pensieri pacifici, pensieri costruttivi, pensieri di pace, non di sventura, eccetera, eccetera, no? Questo è un primo step. Allora, il discernimento degli spiriti è un'arte che si impara. Si può imparare. Quali sono le fonti che ci insegnano quest'arte? La prima, le sacre scritture. La seconda, la Santa Chiesa, di cui non si può fare a meno. Terzo, i santi padri della Chiesa. Quarto, i santi dottori della Chiesa. Quinto, l'esperienza dei santi della Chiesa. Guardate quante volte la stiamo a nominare sta Chiesa, eh? E infine i lumi della prudenza acquisita. La storia, dicevano già i romani, è maestra di vita. Noi non possiamo e non dobbiamo per nessun motivo mai, vi prego di ricordare, perdere la memoria storica di quello che siamo e di quello che abbiamo fatto e di quello che è successo nella nostra vita. Ma non, dice, noi non ci voglio pensare più perché vado in depressione. Ecco, quando noi avremo finito il cammino di guarigione e di liberazione, tu potrai ripensarla tutta quanta la tua vita, dal giorno della nascita fino a oggi. Dici, no, noi non posso ripensare a quella cosa. No, quella cosa mi ha fatto troppo male. No, non posso ripensare a quella stupidaggine che ho fatto qua, non fossi mai nato, non avrei mai fatto questa cosa. Allora, questi pensieri, che sono umani, sono normali, ma sono esattamente la prova che non siamo guariti. Perché quando sarai guarito, non solo puoi pensarci senza che succeda niente, o quello che succede è tutta grazia. Perché se il nostro Signore ti concederà, per esempio, come a tanti santi, il dono delle lacrime, di piangere magari per un po' di tempo, dolcemente i tuoi peccati, ma che io te lo auguro con tutto il cuore, ma il pentimento celeste dei nostri peccati, che è un'esperienza in parte dolorosa, ma è più bella che dolorosa, d'accordo? Perché non è quella cosa quella forma di odio verso noi stessi che vorremmo non aver mai fatto quella cosa e che in realtà fino a quando pensiamo così non è pentimento, è superbia. Cioè io non avrei mai, perché non avrei mai voluto fare quella cosa? E Dio però l'ha permessa. L'ha permessa perché anche cadere in quella cosa, anche se Dio non la voleva, era un bene per te. E quando questo l'avrai capito, certamente. Cioè che Dio permetta il male, ne sappia trarre il bene. Il male, male rimane, non diventa bene. Scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica. D'accordo? Quindi tu avrai sempre la possibilità di pentirtene, anche il dovere di farlo, purché lo faccia bene. Ma ci puoi ripensare tranquillamente, senza nessun problema. Dice, no, ma io ripensare a quello che mi ha fatto mio padre, a quello che mi ha fatto mia madre. No, 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 lasciami perdere, guarda, cioè, ringraziamo il Dio se non li voglio ancora, che non li voglio scotennare vivi, ma ripensarci no. Quando sarai guarito e se sarai guarito, tu non solo ci ripensi, ma come la liturgia della Chiesa canta nella notte di Pasqua, la liturgia della Chiesa nella notte di Pasqua dice una cosa, che se uno ci pensa. Cioè, se non fosse la liturgia della Chiesa la notte di Pasqua, potrebbe dire, ma questo pensiero rasenta la blasfemia. Nel preconio pasquale si dice, felice colpa, che meritò un così grande Salvatore.
Felice colpa, Adamo ci ha rovinato a tutti quanti, cioè, come dire, ha rovinato il piano A di nostro Signore. Il nostro Signore aveva un piano A per la creazione, che era meraviglioso, cioè, è stato la causa della morte in croce del Figlio di Dio. Felice colpa, felice colpa. Perché lo dice la liturgia della Chiesa? Perché la Chiesa è la sposa di Cristo. La Chiesa è completamente guarita, la Chiesa è immacolata, descritta, è immacolata, tutta pura e tutta santa. Come è possibile tutta pura e tutta santa, che noi siamo tutti peccatori? Perché la Chiesa viene vista già nella sua perfetta guarigione. E nella perfetta guarigione, anche quella cosa che certamente Dio non voleva, ma comunque è stata permessa. E se è stata permessa, il bene che Dio sa trarre anche da una cosa è ancora più grande, forse del bene che ci sta. Ma questo lo vedremo soltanto in paradiso. Quando uno è guarito, questa cosa la dice. Guarire non significa dire: Signore, vabbè, la mia vita è stato uno schifo, d'accordo, proprio uno schifo, però ho capito che più o meno pure dietro sto schifo in qualche modo c'era la tua mano, quindi vabbè, pazienza. No, no, questo, cioè, per carità, meglio questo che una persona che sta arrabbiata, nera e scatena il finimondo contro tutto e contro tutti e combina guai e continuazioni. Per carità, questo già è qualcosa, ma questo è un po' poco. Non è semplicemente, cioè, la vita di chi è risorto, la vita, cioè, è una lode, è una benedizione ininterrotta al Signore per tutto quello che c'è stato. C'è una bellissima canzone dei Figli del Divino Amore che col cuore uno la canta, però t'attento che devi fare tuo, solo grazie per tutto e per sempre si chiama. Io amo tantissimo questa canzone. Oh, è bella, la musica è bella, è commovente, capito? Cioè Caruccia, cioè poi davanti al Santissimo Sacramento proprio ti aiuta a entrare in preghiera, quindi sì, va benissimo, insomma, io sono il primo. Ma tu sei capace a dire a Dio grazie per tutto, ma per tutto, anche per le cose che io non avrei mai voluto vedere nella mia vita. E per sempre, per tutto quello che c'è stato, e te lo dico ancora in anticipo, per quello che ci sarà, qualunque cosa sia. Sappiamo dire grazie a Dio, qualcuno si è saltato dalla sedia, no? Per la pandemia presente? Ah, che dici, Don Leonardo? Tu sei un pazzo furioso. Cioè, capite il senso, no? Non è che uno è contento. Qui si tratta di entrare in logiche soprannaturali. D'accordo? Ma una persona riconciliata perfettamente dice a Dio grazie per tutto e per sempre. E non come una canticchiata soave. No, no, glielo dice cor core, dicono a Roma. Col cuore, decore, capito? Ecco. Ok? Detto questo, il discernimento degli spiriti che si impara in questo modo, bisogna anzitutto chiederlo a Dio ed essere consapevoli di non averlo. Abbiamo bisogno di imparare. E essere disposti ad azzerare tutte quante le nostre pseudo convinzioni mentali, tutti quanti i nostri schemi mentali, tutte le forme di rigidità mentali, d'accordo? Pulire tutto, metterti in condizione di tabula rasa, diceva il buon Aristotele riferendosi alla creazione delle anime, su questo diceva bene. Dobbiamo rimetterci in questa profonda, sincera e vera umiltà, altrimenti non impareremo. Tieniti pure le tue convinzioni, cioè non lo dico, ce lo dico in senso buono, non voglio, tieni tutti quanti i tuoi schemi, tieni tutte quante le tue fisse, guarda quello che hanno prodotto fino ad oggi, guarda come stai, vuoi andare avanti così? Dio è il primo che rispetta le scelte di tutti, d'accordo? C'è la dimostrazione continua. Evidentemente non le approva quelle che sono sbagliate, perché le scelte sbagliate fanno male a chi le fa,
è sempre al suo hinterland prossimo e anche remoto. Allora, ci abbiamo ancora un pochino di tempo, cominciamo a vedere alcune cose, vediamo se riusciamo a fare il primo step. Allora, cosa fa lo Spirito Santo in relazione all'intelletto? La prima grande distinzione che fa lo Scaramelli è come Dio agisce verso l'intelletto e come agisce il diavolo verso l'intelletto. Come Dio agisce nei confronti della tua volontà e come il diavolo agisce nei confronti della tua volontà. Allora, io vorrei fare una lettura, come dire, a specchio, perché il diavolo fa il contrario di Dio. D'accordo? Quindi anziché dire Dio fa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6, e il diavolo fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, li facciamo insieme. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Allora, per quanto riguarda Dio, la prima cosa, Dio insegna sempre il vero e non può insegnare il falso. San Tommaso diceva, omne verum, a quocunque dicitur ad eo est, cioè ogni cosa che sia vera, ma veramente vera, da chiunque sia detta, viene da Dio. Allora, la verità però si trova anzitutto per noi, dove si trova la verità? Dove si trova la verità? Si trova nella rivelazione dove Dio ci ha parlato. Ma chi è che custodisce la verità? A chi ha detto Gesù lo Spirito Santo vi guiderà la verità tutta intera? A chi l'ha detto? Agli apostoli. Quindi la verità si trova nella Sacra Scrittura, nella rivelazione, e come viene custodita e definita dalla Chiesa e insegnata dai santi. Allora, dato che il diavolo fa il contrario, qualunque cosa che, qualunque pensiero che si oppone alla scrittura, a qualche verità di fede definita dalla Chiesa o a qualche cosa di comunemente insegnato dai santi, Scaramelli è tassativo, non viene mai e in nessun caso da Dio. Attenzione che le falsità, il contrario, quindi il diavolo insegna la falsità, insegnate dal diavolo, attenzione, il diavolo non insegna, cioè Dio dice sempre il vero, il diavolo dice sempre il falso, quindi è facile. No, perché il diavolo è astuto, il diavolo non dice sempre il falso. Il diavolo dice una cosa vera e due false, due vere e una falsa. E questo lo fa o in via ordinaria con pensieri oppure straordinaria, qui attenzione specialmente di questi tempi, con false visioni, locuzioni e rivelazioni. Scaramelli, eh? Voi capite che il diavolo per essere creduto, voi capite che, pensate che sia così grossolano, quindi per essere creduto, specialmente quando si tratta di queste cose, cosa fa? Ti dirà 45 cose vere e quella falsa te la mette qua in mezzo a queste 45, quella che gli interessa. Anche quando il diavolo dice cose vere, attenzione, noi non dobbiamo ascoltarlo. Perché il motivo per cui ti dice una cosa vera non è quello di Dio, cioè ammaestrarti, istruirti e farti crescere. No, ma te la dice in maniera tendenziosa, cioè vuole che tu, attraverso quella cosa vera, commetta delle stupidaggini, cioè faccia delle sciocchezze in base alla cosa vera che ti ha detto. Facciamo un esempio già fatto, d'accordo? Il diavolo ti fa conoscere, per esempio, una stupidaggine o una sciocchezza fatta o detta da una persona di chiesa. È vera, guarda, ti porto la fonte dell'informazione, oppure c'ho la registrazione, c'ho lo scritto, il virgolettato, quindi è vero, mica una menzogna. Bene. E perché il diavolo ha fatto conoscere questa cosa? Vediamo un po'. Perché?
presumibilmente perché tu l'uso che farai di questa cosa sia quello che lui vuole che tu faccia. Un uso non consono. Andarla a mettere in giro così, se la sanno tre persone, poi la sapranno 3.000, oppure usare questa cosa per dire: mamma mia, guarda che è successo, se tizio ha detto questa cosa, che fine abbiamo fatto? E così chi l'ascolta questa cosa qui e chi la legge comincia a pensare: mamma mia, possiamo più stare sta più tranquilli, manco dentro la chiesa sta più tranquilli, sto caricando apposta, no? Questa è una delle classiche, proprio, questo è proprio, è primo, quindi è proprio una delle classiche tecniche sataniche. Quindi o il falso o l'uso tendenzioso del vero. Ci vuole naso. Perché noi dobbiamo dire dove mi porta a secondare, ascoltare questa cosa. Non basta il discernimento sulla cosa in sé. Secondo aspetto, Dio, questo prima ce lo ricordiamo meglio è, Dio non dice né suggerisce cose non necessarie, mai, non utili, mai, che non producano qualche frutto buono, mai. D'accordo? Questi tre aspetti. Invece il diavolo, cose inutili, cose frivole, cose non necessarie, cose impertinenti, che non c'entrano niente. D'accordo? Per esempio, quando stiamo pregando, questo lo sappiamo tutti quanti, quante volte succede che ci vengono in mente da tutto e di più? Hai visto una cosa bella su Amazon e te la devi comprare? Quando ti viene in mente, quando stai a pregare. Ma come mai? Chi te l'ha messo quel pensiero? Se invece durante la preghiera ti viene un altro pensiero, dici, sai, la situazione difficile che ho con mio cugino, forse è il caso di andargli a chiedere perdono. Questo non è un pensiero futile, questo viene da Dio. Quella cosa che ti devi comprare su Amazon, ammesso che sia una cosa utile o necessaria, spesso non lo è, ci pensi dopo. Faccio qualche esempio per far capire, no? Lo spirito buono porta sempre luce alla mente. Luce. Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Che cosa si intende per luce? E che cosa si intende per tenebre? Lo si capisce meglio guardando le tenebre, che piece portano i pensieri del diavolo. Sono tenebre, dice Scaramelli, ne abbiamo già visti alcuni, i turbamenti, le ansietà. Essere ansiosi non è cosa che viene da Dio. Il turbamento non viene da Dio. Gli scrupoli, ne abbiamo già parlato quando ho detto di fare attenzione a queste benedette confessioni generali. Gli scrupoli, le angustie, quando uno si angoscia, si angustia, ma voi sapreste quanta gente buona, d'accordo? Non lo dico, come dire, per disprezzare o per criticare, lo dico perché mi dispiace, d'accordo? Sapeste quante persone mi contattano per telefono, per mail o di persona angosciate? Angustiate. È chiaro che da sacerdote tu gli tendi una mano, se possibile cerchi di tirarle fuori, no? Ma l'angustia, figlio mio, non assecondare i pensieri che ti portano a questo qui. Non c'è niente che ci deve angustiare. San Paolo scrive: non angustiatevi per nulla. Cioè, vedete la Sacra Scrittura, il discernimento degli spiriti. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre preoccupazioni. Vi do la citazione testuale. Io ricordavo sto versetto a memoria, una ricerchetta rapidissima. Filippesi 4,6. Non angustiatevi per nulla.
leggo, però la sapevo a memoria. Ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche, ringraziamenti. Per nulla! Quindi l'angustia non viene da Dio. Le penose perplessità in cui getta certe anime, la perplessità penosa, il non sapere che fare, non viene da Dio. Anche se delle volte, quando non sappiamo che fare, noi preghiamo il Signore. Se non si accende la luce, sapete qual è? Senza che ti cominci a rovesciare il cervello, attendere prego. Dormi, d'accordo? Dormici sopra. Domani il Signore ti aiuterà, o forse dopodomani. In questo mondo non esistono problemi insolubili, non ci sono. Bisogna soltanto attendere da Dio che ci faccia chiarezza e luce. E se per questo ci vuole un pochino di tempo, e un pochino di tempo ce lo prendiamo, che problema c'è? D'accordo? Quindi luce e tenebre. Quarto, lo Spirito Santo porta nell'anima, nell'intelletto, la docilità. La docilità che significa? Docheo in greco significa imparare. La docilità. Torniamo all'inizio di quello che ho detto stasera, Se non siamo docili, non serve a niente tutto quello che stiamo facendo, A niente. Il docile è colui che è disponibile all'ascolto, a mettersi in discussione, a resettarsi, a revisionarsi. Non si difende, non ci abbiamo niente da difendere noi, proprio niente, d'accordo? Niente da difendere. E guardate che cos'è che l'uomo difende a spada tratta, a qualunque costo, e se ci guardiamo intorno ne abbiamo una montagna di dimostrazioni. Cosa? Le proprie idee. Qualcuno ha scritto: non c'è cosa a cui l'uomo rinunci con più difficoltà che alle proprie idee. Questo non viene da Dio. Dal diavolo viene la protervia e la pertinacia, che sono il contrario della docilità. Un'anima ispirata da Dio non è attaccata alle proprie idee, né ostinata nel proprio parere. Le idee cambiano se sono sbagliate. Chi ti ha detto che quello che pensi è giusto al 100%? Ma chi te l'ha detto? Certamente le cose di fede, sì, le cose di fede vanno bene, i principi vanno bene, sia di fede che di morale, quelli non si toccano. Noi dobbiamo fare attenzione però, attenzione, che un conto sono i principi, un conto sono l'applicazione che io faccio dei principi. Qui bisogna stare attenti. Lo Spirito Santo causa nell'anima la docilità, la flessibilità, quindi la rigidità non viene da Dio, la malleabilità, e specialmente si piega, quando una cosa viene da Dio, dinanzi a coloro che Dio ha posto in sua autorità. Autorità! Capito? Il padre e la madre. Mo faccio saltare qualcuno dalla sedia. Il capo famiglia dentro la famiglia. Il parroco. Il vescovo. Il papa. Ci si piega. Ci si piega. Oddio, ci si piega. I duri, quelli che non si piegano, sono grandi eroi? Da un punto di vista divino? Punto interrogativo. Lo spirito del diavolo, scrive Scaramelli, cattivo, dice: è protervo e pertinace, non docile. Protervo e la protervia, una cosa bruttissima, pertinace.
Tali sono stati tutti gli eretici. Tutti gli eretici, tutte persone intelligentissime gli eretici, tutte persone intelligentissime, molte di esse, come dire, attrezzatissime in teologia, in sacra scrittura, tutte. Qualcuno anche qualche grande asceta, qualche grande penitente, tipo Pelagio, per esempio. Ma qual era il problema? Si appoggiavano al proprio giudizio senza cedere dinanzi a chi in nome di Dio lo contraddiceva e correggeva. Insiste Scaramelli, quando questa caratteristica della docilità si trova in un'anima colta, istruita e assai dotata, è ulteriormente confermata la bontà dello spirito. Ultime due cose rapidissimamente, che siamo arrivati fuori tempo massimo. Numero uno, la quinta cosa, lo Spirito Santo rende l'anima discreta, cioè gli ispira scelte, valutazioni e comportamenti convenienti con il suo stato di vita, la sua età, la sua condizione, il suo livello spirituale, le sue cognizioni. Una persona che si è convertita oggi non può mettersi a fare il digiuno a pane e acqua mercoledì e venerdì da domani. Non è cosa per lui, d'accordo? Lo farà gradualmente, d'accordo? Lo spirito di cattivo cosa fa? Eccita agli eccessi dell'indiscrezione, cioè suggerisce opere buone, antiche che roba, che siano indiscrete, quanto alla misura, troppe, troppe. Come chi si sovraccarica di troppe preghiere, troppi impegni, alla fine sta ubriaco che non riesce a arrivare alla fine della giornata, che sta, d'accordo? Quanto alla misura, quanto al luogo, tipo per esempio fare le cose in pubblico per farsi notare, i farisei, al tempo, trascurando i propri doveri, all'opportunità, un principiante che si mette a fare da maestro a una persona che sono 40 anni che sta in monastero. Vedete? Infine, lo spirito buono infonde nell'anima pensieri umili e bassi, per cui fa conoscere in modo santo e soave, non in modo depressivo e distruttivo, alla propria anima la sua miseria e il suo nulla. Attenzione, in modo santo, soave e costruttivo, non in maniera depressa e distruttiva, che viene dallo spirito cattivo. La Madonna durante l'Annunciazione si è sprofondata nel suo nulla e si è definita la schiava del Signore, non la serva, la schiava. E così hanno fatto tutti i santi. Invece, lo spirito cattivo suggerisce pensieri vani e superbi, prendendo pretesto anche dalle opere sante. Attenzione, qui c'è l'ambito in cui il diavolo purtroppo guasta anche le cose che vengono da Dio, comprese apparizioni e rivelazioni. Io sono convintissimo che alcune cose che sono successe nel corso della Chiesa, della storia della Chiesa, anche apparizioni, ne conosco tante, ne ho studiate tantissime, sono nate bene, ma poi finiscono male, perché il diavolo può guastare le opere che vengono da Dio quando fa insuperbire o in vanagloriare, se mi si passa questo neologismo, il suo destinatario. Quando manca l'umiltà, siamo sempre sicuri che lo spirito di Dio o non c'è mai stato o se n'è andato. Perché lo Spirito di Dio sta solo dove sta la vera umiltà. Quando si vede superbia o vanagloria, lì Dio non c'è. Per oggi ci mettiamo punto. La prossima volta, se Dio vuole, continueremo. Sia sempre tutto a maggior gloria di Dio. Alla prossima, per chi ci sarà. Dio vi benedica.